Il liceo artistico. Perché un minuto di silenzio, poi possiamo andare al cantiere. Ci tenevo a iniziare proprio dall'Aquila, penso che lo Stato debba dare un segnale serio, forte, per ripartire tutti insieme grazie alla collaborazione degli enti locali, di tutti quanti, a settembre. Lo chiede tutto il paese, la scuola deve ricominciare. I 26.000 studenti persi che si dice, è un dato reale? Ma cosa, la fake news di Salvini? No, la scuola non è una lotteria. Noi dobbiamo ricominciare e andare tutti a scuola. Nessuno studente resterà fuori dalla scuola. Io vorrei dire che questo governo investe finalmente sulla scuola. I problemi delle cattedre ci sono sempre stati, ma noi abbiamo bandito concorsi per 80.000 persone e in più quest'estate si faranno le normali immissioni in ruolo. Il nostro compito è riportare gli studenti a scuola con tutto il personale scolastico, sia docente che ATA presente. Farà un'organizzazione diversa? Tutta l'organizzazione verrà fatta nei tavoli regionali. Io sono qua apposta per coordinarci, monitorare e non creare nessun disagio alle famiglie. Grazie. Okay. I soldi ce li abbiamo, le risorse le abbiamo messe, quindi adesso vi chiedo solo una cosa, lasciateci lavorare, Ministro, perché non vogliamo fare altro. Sono un po' stretti per settembre, quindi si può essere certi di ripartire tutti a scuola? Sì, l'ho detto, ripartiamo tutti a scuola. Abbiamo anche delle norme migliorative che hanno semplificato gli iter, ne parlavamo prima con il sindaco, anche la norma che abbiamo messo sul decreto scuola che dà poteri commissariali sia dei sindaci, poi avremo altri poteri del commissario straordinario a Curi, quindi noi siamo al lavoro per riportare tutti a scuola. Vi ringrazio. Grazie. L'accompagnamento dei ragazzi a scuola per lo sbaglionamento. Sono molto felice del fatto che finalmente si parli di classi pollaio, perché per 2 anni ne ho parlato, ma ahimè ero inascoltata, adesso non sono più sola, ed è bello, grazie. Il Covid ci ha fatto male, ma non è che ci ha bloccato. Ma noi siamo più forti. Esatto. Molto di più. E voi lo avete dimostrato tanto anche in passato. Grazie. È un po' particolare. Mario, forza, studia, mi raccomando. Grazie. Duro. Ci vediamo al cantiere. Ministro, arrivederci. Grazie.